Buonasera Luca, benvenuto a Marciano Prima TV e Telenostra. Diceva mister Rastelli, queste sono le partite che vogliamo giocare in questa fase chiaramente del precampionato. Ti chiedo le tue impressioni, quali sono state le difficoltà, quali sono state le cose che invece ti sono piaciute? Secondo me abbiamo fatto una buona partita sul piano dell'aggressività, della cattiveria, dell'intensità. Abbiamo anche creato qualche occasione che magari potevamo sfruttare meglio. Però la partita è stata una buona partita, secondo me. Senti, stavamo parlando prima di temperamento, il tuo ci ha stupito ancora una volta, non ti tiri mai indietro, hai beccato anche un giallo per aver avuto una reazione molto veemente, dobbiamo aspettarci questo temperamento in campionato? Sicuramente la categoria lo richiede, il girone lo richiede, affronteremo tante squadre che dal punto di vista del temperamento ci proveranno a mettere in difficoltà e quindi penso che è una cosa che non deve mancare durante l'arco del campionato. Ciao Luca, è vero che non hai visto i risultati, quindi sotto la porta, la squadra ha fatto il suo, diciamo, poi tocca al singolo magari segnare, ma c'è una spiegazione, non a uno, due, tre palle fuori spiegate prima, tutta la serie abbiamo contato, c'è una spiegazione oppure è un caso? Vabbè, chiaramente potevamo concretizzare meglio le palle che abbiamo avuto, però non è un dramma, diciamo, quindi sono convinto che qua a lungo andare miglioreranno le cose. Rispetto a Balena, la fase di possesso sembra migliorare continuamente, quella di non possesso avete ancora qualche difficoltà nell'aggredire subito l'avversario? No, secondo me non abbiamo avuto grosse difficoltà, forse solo qualche transizione, però secondo me abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista soprattutto della fase di non possesso, abbiamo concesso poco a loro, che comunque sono una buona squadra e quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima partita in fase di non possesso.